Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento in erboristeria con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Olè, ben trovato. Ciao Claudio. Buongiorno. Oggi di che pianta ci parli? Dell'alfalfa o erba medica. Alfalfa o erba medica. Due nomi derivano, il nome alfalfa da una deformazione del nome arabo fatta dagli spagnoli che l'hanno definita alfalfa, deformando il nome arabo. Ah. Invece erba medica, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, deriva dalla denominazione che aveva attribuito a questa pianta Dioscoride, un medico del primo secolo d.C., che praticamente riteneva che venisse dalla Media, che è una regione antica della Persia. Ah, ecco perché erba medica. Bene. Senti, la vediamo? Sì, allora. Eccoci qua. E questa sarebbe? L'erba medica o alfalfa. Bene. Andiamo. Allora, questa pianta è nota e utilizzata come rimineralizzante nutriente, stimolante anche dell'appetito, è molto adatta per i convalescenti che magari perdono l'appetito, perché può avere un effetto sia nutriente che stimolante per farli recuperare l'appetito e il gusto di mangiare. Stimola le funzioni. Scusa, si può prendere a tutte le età? Si può prendere a tutte le età, ok. È uno stimolante anche delle funzioni di fegato e vie biliari. È antiemorragica, quindi riduce i sanguinamenti. E ha un'azione interessante anche per quello che riguarda il colesterolo. Abbassa il colesterolo. Ah, interessante, sì. È utilizzata nei casi di inappetenza, astenie. E ha anche una discreta attività simile estrogenica, cioè praticamente è un'attività di tipo ormonale che però è molto variabile durante la stagione, è massima nei mesi di maggio, aprile maggio, è quasi nulla a luglio. Quindi, come mai? Perché durante la stagione praticamente all'interno della pianta i principi attivi che hanno queste caratteristiche hanno il loro picco nel mese di aprile e di maggio e poi praticamente vanno a scendere fino a essere praticamente quasi azzerati a luglio. Okay. Per cui in questo caso bisogna fare attenzione all'epoca di raccolta. Ok. E questa pianta viene molto utilizzata anche per restaurare la clorofilla e il carotene. Quindi l'industria la utilizza molto perché è una fonte di clorofilla a buon mercato e viene sfruttata per produrre clorofilla che poi viene utilizzata per vari utilizzi, compreso quelli alimentari. Ok. Perché conferisce un colore verde molto intenso. Certo. Se volete passiamo alla ricettina. Certo. In questo caso è consigliabile utilizzare questa pianta insieme a altre nella forma di tintura madre, cioè estratto idroalcolico da pianta fresca. Bene. Per problemi di convalescenze, astenie, anemie, tintura madre di alfalfa, tintura madre di fieno greco, tintura madre di genziana e tintura madre di cannella, in parti uguali, 60-80 gocce in acqua fino a 3 volte al giorno, prima dei pasti. Bene. Allora, io ti dico anche questa settimana grazie mille. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra 7 giorni qui in Erboristeria da te a Montecatini Terme. Ciao. Buona giornata.